bentornati sul mio canale. Oggi video haul e sono stata, indovinate un po', da Lush in Oxford Street. Da Lush c'è aria di San Valentino, ci sono cuoricini, ci sono saponi rosa, c'è profumo di vaniglia, profumi molto dolci e io mi sono fatta tentare. Vi faccio vedere subito quello che ho preso. Prima di tutto ho comprato una shower cream, questa qui che si chiama Prince Charming, ed è una shower cream proprio per San Valentino. Ha un profumo particolare perché è fatta con il succo di melograno, quindi ha questo sapore, cioè questo odore, diciamo un pochino aspro, ma mitigato dalla vaniglia, quindi ha un fondo, cioè molto molto dolce, perché ci sono, vabbè, la vaniglia e poi c'è un odore di marshmallow, almeno così c'è scritto sopra la confezione. Io l'ho provato, mi sono lavata le mani perché subito dovevo provare questa shower cream e devo dire che l'odore, insomma, mi piace tanto, quindi sono contenta di averlo preso. In più, non so se si vede, ma ci sono tutti gli sbrilluccichini, quindi è proprio così, a quest'aria molto fatata, ok? E questo è per il principe, insomma, Charming, il principe azzurro di Lush, azzurro ma rosa. Poi vabbè, ho ripreso il mio amato Lord of Misrule, questo sempre perché devo fare scorta, non sia mai lo tolgono, però no, per fortuna è entrato, diciamo, regolarmente nella famiglia Lush e quindi spero, insomma, di continuare a trovarlo perché è troppo buono. Torniamo al tema San Valentino e io ho comprato questa bath bomb, quindi questa bomba da bagno a forma di cuore, bellissima, e in mezzo ci sono le rose, petali di rose, e sa veramente tantissimo di rosa, però un odore di rosa molto fresco, quindi questa l'avevo già provata, diciamo, in passato, quindi la conosco e ve la consiglio. Questa si chiama Tisti Tosti. Poi un'altra cosa carinissima che io dovevo avere è il corno dell'unicorno, quindi questo corno di diversi colori pastello, e questo praticamente è una bubble bar, quindi lo spezzettate, lo mettete nella vasca, fa tante bollicine e l'odore è di lavanda, quindi questo è per un bagno rilassante, un bellissimo, appunto, corno di unicorno, quindi qualcosa che mi fa pensare alle favole. Bellissimo, posso mettere? Ok, andiamo avanti. Poi cos'altro ho preso? Ho preso quest'altra bomba da bagno con i cuoricini. Questa si chiama Lover Lamp e il profumo è un profumo delicato, non sa di fiori, sa qualcosa più di cipria, ma la cosa interessante sono questi cuoricini che racchiudono degli oli essenziali, quindi quando lo metterete a sciogliere nel bagno verranno fuori questi oli essenziali che idrateranno la vostra pelle. Ha un odore ottimo, ma non ve lo so descrivere. Vediamo un po' sulla confezione cosa c'è scritto. C'è vaniglia dentro e anche olio di arancia. E infatti praticamente ha un odore veramente particolare. Lo proviamo. Altra bath bomb che ho preso, ma non è questa per San Valentino, ma l'odore era fantastico, io non potevo non prenderla. È questa qua, che si chiama Honey Bee, ed è una bomba da bagno al miele e aloe, quindi rilassa e anche, insomma, l'aloe idrata. Devo dire che ha un profumo celestiale di miele, quindi non vedo l'ora di provare questa bombetta. Per finire, finisco in super dolcezza, ho comprato questa Rose Gem Bubble Bar. Rose Gem è una shower cream fantastica di Lush, ha un odore di rosa, ma un odore molto dolce perché è rosa più vaniglia e altri profumini.
E per me questa è proprio fantastica. Purtroppo la shower cream non c'è in questo periodo perché c'è soltanto durante il periodo di Natale e io non ho fatto scorta. Però adesso nel periodo di San Valentino ci sono queste meravigliose rose appunto di Bubble Bar. Quindi potete fare un bouquet con queste rose e regalarlo alla vostra amata o al vostro amato, perché no? Va bene, questi erano i miei acquisti lasciosi di questo periodo. E se festeggiate San Valentino, un buon San Valentino. Se non lo festeggiate, buon bagno con questi fantastici prodotti di Lush. Quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, lasciatemi un commento perché mi fa molto piacere. E se non vi siete iscritti, che state aspettando? Iscrivetevi! Ciao, al prossimo video!